Martedì 7 maggio 2019. Memoria di Santa Domitilla. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Stefano diceva al popolo, agli anziani e agli scribi: testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori. Voi che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. All'udire queste cose, erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane, chiamato Saulo, e lapidavano Stefano, che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: Signore, non imputare loro questo peccato. Detto questo, morì. Saulo approvava la sua uccisione. Dal Salmo 30. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Sii per me, Signore, una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva. Perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Io confido nel Signore. Esulterò e gioirò per la tua grazia. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Benedetto il Signore, che per me ha fatto meraviglie di grazia. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, la folla disse a Gesù: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete, mai.